bella sta cosa, è troppo bella. Ehi, come va? Io resto a casa. Ragazzi, allora, io non so, ho provato a fare questa cosa, ho anche evidenziato il banco alimentare perché mi faceva piacere comunque che questa diretta avesse anche un partner solidale. È una cosa un po' strana, scusatemi veramente, mi sembro un po' cretino, mi sembro un po' un imbecille. Qualcuno dirà: Luca, ma lo sei sempre, quindi mi consola. Saperlo e niente, volevo approfittarne per mandare un abbraccio agli amici, ai volontari, a coloro che lavorano per il Banco Alimentare. Ho visto che c'era la possibilità di fare questo gemellaggio e quindi sono molto contento di poterlo condividere con voi. Mi sono buttato in questa diretta con questa casetta addosso. Scusatemi se veramente risulto particolarmente ridicolo. Volevo salutare tutti quelli che si stanno collegando. Ciao Amanda, ciao Giovanni, ciao Gianlu, ciao Alex The Doctor, ciao Simona Lusenti, ciao Gianlu. Ciao ragazzi, come va? Ciao Lina, come va Lina? Tutto bene? Amanda, mi devi parlare, Amanda. Amanda, manda un messaggio su WhatsApp, leggiamo tutte le segnalazioni. Ciao Fabiana, scusami, ma mi sono buttato in questa prova che adesso mi risulta difficile eliminare, e quindi ci sono le prove del mio essere veramente un po' svitato. Ciao Federico, ciao Piero, ciao Diego, ciao Giovi, ciao Grazia Biel, ciao Fabio De Maio, ciao ragazzi, ciao Tommaso. Ora volevo dire una cosa: se io sono, ciao Giuseppe, il mio sosia, volevo capire, ecco, se metto la mano così scompare, ecco, scompare e poi ricompare. Ok, no, volevo dire, se invito qualcuno, magari potrebbe anche succedere che, sì, potrebbe anche succedere che gli altri si ritrovano in un'altra casa. Come funziona? È bellissimo perché questa qui è un'animazione, penso che sia stata inventata. Scusatemi, magari tutti quanti voi la conoscono perché esiste da 100 anni. Io credo che sia stata inventata per cercare di ricordare a tutti di rimanere a casa. Ciao Laura Beatrice, ciao Fede. Ciao Vincent, non dona nessuno. No, vabbè, no, io non è che cercavo la donazione, anzi, se volete donare fatelo pure, ma era un modo per fare una diretta con un significato particolare, perché io sono da anni un amico un compagno di banco, così ci amiamo definire e ci definiamo tra di noi, e quindi seguo spesso le attività che il Banco Alimentare porta quando posso, le sostengo, e quindi mi andava di fare una diretta così per il Banco Alimentare, anche se non c'è raccolta fondi reale, mi andava comunque di sottolineare l'impegno del Banco Alimentare. Ciao Michela, hai visto che carino? Dici che è un teatrino, Michela? Non lo so, guarda, io dico che sia una casetta, tipo io resto a casa, boh. Laura dice che mi faccio girare la testa, no? Mi muovo perché se no la gente non vede neanche la mia faccia che si muove, però è forte sta cosa, dai. Salutiamo Giuseppe da Comiso, ciao Grazia, ciao Gino, Gigi il profumiere, grande Gigi il profumiere. Salutami Luca, Outlet la Duchessa, voglio salutare Alessio che mi chiama Pagliaccio, effettivamente, guarda, effettivamente così messo. C'è poco da fare. Ragazzi, voglio chiamare un attimo Paolo Frieri. Paolo, ti collego. In questa situazione così ridicola, voglio che ci sia almeno qualcuno a condividere una situazione del genere. Paolino, come va? Buonasera, tutto bene? Paolino, ma non è giusto, io sto nella casa, ecco, vedi, compaio da qua. Ciao Paolino! E io sono fuori casa, in proprietà privata. Voglio immediatamente tranquillizzare eventuali persone pronte a discriminare. Sono ancora in casa mia, quindi fuori, ma in casa mia. Sei nel parco di casa. Sono nel parco di casa, ero sceso, in realtà, guarda, a buttare l'immondizia, non so se si vede, ma Guarda, insomma, è questo. questa è la scusa più frequente. Ogni volta che beccano qualcuno dicono stavo buttando la spazzatura io. No, io in realtà regolarmente questa sera si butta carta da villino, quindi ho conferito la mia razione, mi accingevo a ritornare a casa. In realtà me l'ero presa un po' più comoda per prendere qualche boccata d'aria in più prima di
rientrare in dimora. Oh, c'è Antonio Parnolfi che mi scrive, che mi saluta. Ciao Antonio, un abbraccio. Ciao Super Antonio, ti saluto Antonio. anch'io. Non so se ti ricorda di me, ma insomma proverò anch'io a salutarlo. Forse mi metto sotto la luce perché sennò mi vedete male, che sono abbastanza scuro. Non so se questo, forse adesso dovrebbe essere un po' Ma meglio. tu che ne capisci? Come si fa a levare sta casetta qua? Che mi sono rimasto imprigionato in casa, sono in carcere praticamente. Vabbè, diciamo che sei in pandan col periodo che stiamo trascorrendo, però non so perché è la prima volta che vedo questo tipo di effetto, quindi io poi non sono una persona molto, diciamo, addentro a questi effetti di Instagram nello specifico, quindi non so dire, come vedi sono limpido, sono pulito, non ho particolari effetti, anzi, ne sono nessun effetto. Paolino, facciamo un appello a tutti gli italiani. Che cosa devono fare in questo periodo? Restare a Restare a albergo. casa, diciamo, il più possibile. Ovviamente c'è sempre bisogno comunque del presente persone che devono per forza comunque muoversi, però insomma, se non veramente per stretta necessità, cerchiamo di rimanere tutti nelle proprie dimore, che insomma, mai come oggi sono comunque tutto sommato sempre accoglienti. Polima, che cosa faresti tu se si potesse all'improvviso uscire di casa il virus così per incanto, puff, non c'è più? Scomparisse dalla sera alla mattina? E beh, guarda, questo credo che sia una domanda con delle risposte che potrebbero sembrare scontate, ma in realtà non lo sono perché ti possono mandare in confusione. Nel senso, per quanto mi riguarda, ovviamente uscirei, ovviamente inizierei a rivedere qualche affetto, sicuramente a partire da quelli familiari, per poi insomma estendere anche in quelli un po' più, diciamo, aprire il raggio, ecco. Però penso che sia questa la prima cosa. E poi ovviamente non lo so perché noi non siamo abituati a, diciamo, a trascorrere lunghi periodi in casa, diciamo, questa sorta di restrizione. E quindi praticamente sono, non lo so, probabilmente andrò a braccio come sempre, fra l'altro nella mia vita io non programmo mai nulla, sono sempre abbastanza così di getto, quindi anche lì magari mi potrei fare la stessa, se mi farai la stessa domanda il giorno che ci daranno la possibilità di uscire, allora probabilmente ti potrò dire in diretta quello che sto facendo, quello che farò nelle immediate. Diciamo nell'immediato seguito, ma oggi purtroppo non ho ancora un qualcosa di preciso. Va bene, Sicuramente se quello. potessi andare a mangiare una pizza, saresti contento, Beh, se la pizza potessi. sicuramente sì. Ti devo dire la verità: hanno aperto almeno qui in Campania il delivery da ieri, ma ancora non ho avuto, diciamo, l'opportunità di poterla provare a casa. Anche se per me la pizza va mangiata in pizzeria, io la penso così perché è un tipo di alimento che, per quanto si possa conservare bene e portare a casa, ma insomma, non è mai come te la mangi. Come quando te la mangi in pizzeria, però questa potrebbe essere una considerazione personale. Bene, va bene, un abbraccio Paolino, buona serata, ciao, viola Buona serata a spazzatura. te, buon proseguimento di diretta. Ciao a tutti, un saluto da Avellino. Ciao. Grazie, ciao Paolino, ciao. Allora ragazzi, incredibile, mi devo liberare di questa casetta, non ce la farò mai, vabbè. Oh ragazzi, allora quanti ci sono? Fammi leggere qualche messaggio. Ci sono messaggi, messaggi, messaggi. Luca, mi saluti, Ivan. Ciao Ivan, un abbraccio, davvero molto, molto carino. Chi mi scrive in questo momento. Allora, ragazzi, vi auguro veramente buona serata. Ho fatto questa diretta scema, l'ho fatta anche per così sottoporvi un attimo di attenzione, il sostegno al Banco Alimentare. Amici di Banco, è un po' lo slogan, spero che ne abbia sempre di più. E per il momento, quindi, si può dire che è tutto per Striscia Notizia. Luca, avete chiuso nella sua casetta. Ciao, ciao ragazzi, buonanotte.